In evidenza. Sono state stabilite le prime iniziative per quanto riguarda il Consiglio regionale. Abolizione delle autocertificazioni e dei viaggi in ambito UE, certificazione dei bilanci dei gruppi e al via in aula la discussione per la riduzione del numero dei consiglieri regionali. Il Consiglio regionale del Piemonte, dopo una prima fase in questi 2 anni e mezzo che ha deciso di dimezzare l'indennità di fine mandato, la riduzione dell'indennità dei consiglieri, la firma elettronica per commisurare il gettone di presenza realmente all'impegno e alla presenza dei consiglieri e altre azioni che hanno determinato già un risparmio di 16 milioni, ha sostanzialmente approvato la seconda fase con la quale abolire l'istituto dell'autocertificazione, abolire i viaggi all'estero, erano 3 per l'Unione Europea, ridurre i viaggi nazionali da 11 a 7 ed introdurre la obbligatorietà per i gruppi consigliari di certificare e revisionare il proprio bilancio con un soggetto esterno, e questi bilanci saranno pubblicati dal prossimo anno anche sul sito internet del Consiglio regionale. Inoltre abbiamo avviato una discussione seria che spero e credo porti presto un risultato della riduzione del numero dei consiglieri da 60 a 50 e del limite massimo degli assessori da 14 a 11.